Cari amici, ben ritrovati di nuovo su Pillole di Storia dell'arte. Ci ritroviamo dopo un po' di tempo, eh, però iniziamo la settimana, devo dire, veramente con eh, un artista d'eccezione. Dunque, eh, poco tempo fa sono andato a lavorare a Livorno e ovviamente la mia eh, attenzione non poteva che eh, focalizzarsi su lui, Modigliani. Famosissimo perché, no? Donne, soggetti, col collo lungo, le facce lunghe, eccetera. Ma in realtà cosa si nasconde, no? Dietro eh, questi, questi colli lunghi? Qual, qual è la, la, la sua visione? Chi, chi è eh, Amedeo Modigliani. Bene cominciamo questa quest'altra pillola di storia dell'arte che ripeto non vuole essere una lezione su eh, un artista o su un periodo storico ma vuole essere appunto una pillola uno stimolo a poi approfondire insieme qualora lo vogliate lezioni private un determinato artista un determinato periodo storico e qui appunto trovate eh, qui sotto trovate appunto i contatti. Dunque a mediamo degli appunto, nasce a Livorno. Siamo nel 1884 e diciamo che rispecchia un pochino la classica eh, figura dell'artista eh, che viaggia, eh, povero di salute eh, cagionevole, fin da giovanissimo si prende il tifo, eh, la tubercolosi, e eh, è comunque di bell'aspetto, eh, veste in maniera eh, sempre no? Ehm, elegante, originale, con questi foulard, queste sharp, no? E cerca in un certo senso anche di rendere, eh, come dire, il suo corpo, la, la, la sua immagine attraverso la, la sua fotografia e i suoi ritratti come mezzo espressivo, un po', se, eh, se vogliamo. E, diciamo che appunto eh, lui ovviamente... Conosce, studia i, i cosiddetti eh, Macchiaioli, siamo ma appunto in, eh, in Toscana ed è influenzato anche nella cultura generale, la cultura letteraria eh, Carducci, Dante, D'Annunzio e diciamo che eh, fin da giovane appunto dimostra una. Ehm... Una, una sua insofferenza ecco, verso le, eh, le classi borghesi, verso no, quello che si è sempre fatto così, eccetera. Vuole trovare una strada nuova, diciamo, no? a questo fuoco dentro, lui nelle sue lettere lo definisce quasi un orgasmo, qualcosa che lo proietta verso eh, un futuro nuovo, detesta quello che c'è stato prima, questo passato, eh, come dire, putrido che non fa muovere le cose e, e si potrebbe Quasi dire che insomma no, che eh, potrebbe quasi avvicinarsi al, all'ambiente futurista, mentre invece prende diciamo tu, eh, una, una via. Una via eh, diversa. E queste lettere no, lui le scrive tra il 1901 e il 1905 appunto contro la borghesia, la ricerca di un'energia nuova che deve portare a sbriciolare il putrido, eh, il putrido passato, viaggia appunto, studia eh, a Venezia e entra in contatto con diciamo i movimenti internazionali che. Che cominciavano a prendere piede, quindi eh, l'espressionismo di Munch, eh, Klimt con questo suo no, erotismo e l'esaltazione della donna, Toulouse-Lautrec con eh, questo suo eh, simbolismo, Gauguin con la ricerca di eh, un ambiente incontaminato dall'uomo, quindi un ritorno alla natura, al, al vivere, diciamo, no, secondo natura. e secondo lui tutti, tutte queste correnti no? eh, l'espressionismo di Munch che determina quindi suggerisce un comunica un, un vuoto e eh, un, un, quasi una paura eh, dentro la, la, la psicologia e l'animo umano bene, tutti questi. Eh, movimenti, tutti questi artisti gli suggeriscono che ehm, l'umanità soffre, cioè l'umanità ha un malessere dentro e quindi bisogna cercare di eh, trovare appunto delle, delle soluzioni nel suo campo, appunto nel campo dell'arte e nel 1906 a soli 22 anni decide di partire va a Parigi eh, a Montmartre affitta un piccolo, un piccolo studiolo e lì entra in contatto con tutte le grandi personalità eh, che stavano appunto lanciando eh, le nuove avanguardie, c'era stato eh, l'impressionismo, e diciamo che Parigi poi era diventata la capitale dei movimenti, dell'avanguardia, delle novità. E lì, appunto, trova ad esempio Picasso e comincia poi ad, ad esporre: E eh, diciamo che lui, appunto, si situa in mezzo tra il cubismo. Ecco che sta arrivando, che sta nascendo con la sua frantumazione degli spazi, e il vedere l'oggetto no, da tutti i punti di vista e, eh, e l'espressionismo appunto con il, questo naufragio interiore e il tirar fuori quello che di scomodo c'è dentro, le nostre paure, la, la psicologia, eccetera. Eh, però è eh, attratto da, eh, dall'arte primitiva. Dall'arte primitiva, quindi dall'Egitto, dall'arte africana e chi lo in strada verso la conoscenza di, e l'ammirazione dell'arte diciamo un'arte primordiale eh, lo scultore brancusi eh, nasce questa m, quasi amicizia questa relazione artistica con lo scultore brancusi che gli fa aumentare gli interessi per la scultura eh, primitiva eh, e anche per il eh, materiale da scolpire così com'è infatti eh, Modigliani non è solo pittore ma è anche scultore, decide quindi di scolpire appunto la, la pietra, il marmo con una grande capacità di sintesi, quindi levando il di più ma senza mediazioni prende un pezzo di marmo, un pezzo di pietra e comincia a a scolpirlo, eh, andando quindi da un'altra parte, senza la, la scultura in, in terracotta dove ci deve essere comunque un trattamento. No, lì si prende il blocco, eh, la materia così com'è e la si scolpisce. E ovviamente abbiamo parlato della salute cagionevole di Modigliani. Infatti, lui dovrà poi abbandonare la scultura proprio perché. Inalava le polveri e questo poi gli, pro gli procurava appunto dei problemi di respirazione e di eh, polmoni. Eh, ovviamente è anche influenzato dal, eh, dalla conoscenza di. Cézanne da questa scomposizione quasi geometrica della realtà. Eh, Cézanne diceva che il mondo va eh, conosciuto e indagato attraverso la, eh, la pittura. Si torna quindi a una forma primitiva, geometrica, anche lì di eh, rappresentazione della realtà. Una eh, riflessione alla plasticità sulla riduzione. Eh, della forma. Eh, cosa, mh, cosa succede quindi? Da dove magari potrebbero derivare no, questi, questi colli allungati? Forse proprio da un'influenza di queste sculture primordiali, dalle sculture africane, eh, che consentono a eh, Modigliani di fare quello per cui si sente portato, cioè indagare la. Natura umana. Cosa fa quindi nei suoi dipinti? Lui, soprattutto di ritratti, lui ferma quella persona, la va a indagare eh, dentro, no? dentro il suo animo, alla ricerca del suo passato, di quello, di quello che di nascosto c'è dentro l'anima delle persone che ritrae tra l'altro lui è velocissimo nel fare i eh, ritratti quindi lui si concentra molto sull'essenza sull'essenza psicologica del eh, soggetto mm, ripeto che ha una salute molto fragile e lui muore di meningite a 36 anni eh, a Parigi e eh, viene assistito dalla compagna che si chiamava Jeanne lui, ovviamente, eh, muore, la compagna è incinta di eh, la moglie, poi diventerà la moglie incinta di nove mesi. Ma non regge al trauma della morte del marito e si butterà dalla finestra, ovviamente, suicidandosi. Lei e il bambino che ha. Eh, in grembo, quindi, eh, cosa fa eh, Modigliani con questi suoi ritratti? Torniamo ai famosi colli lunghi, eh, questi colli lunghi, questi visi no, eh, anche lì eh, allungati, questi occhi a volte con la pupilla, a volte no, che guardano nel vuoto, le braccia conserte e eh, le mani una sull'altra quasi in attesa. Lui rende eterno. Il, eh, il soggetto, quella persona eh, lo immortala quasi come entrare nel suo cervello, nella sua anima facendolo vivere per sempre perché non vive l'esteriorità eh, ma vive quello che c'è eh, dentro, quindi appunto una eh, essenza eh, psicologica. Che dire, eh, se mai vorrete approfondire eh, il grande Modigliani, eh, le lezioni private, eh, i contatti ci sono. Intanto grazie per avermi seguito, eh, ci rivediamo con la prossima pillola. Intanto grazie per i like, per i consensi e per eh, come dire, tutti i commenti positivi che, eh, che mi arrivano. Grazie mille, buona serata.